fonti alternative al munizionamento erano praticamente la chimica, che era molto nociva per l'ambiente, ce la siamo ritrovata oggi a distanza di decenni, e altre cose non c'erano. Quindi si lavorava molto sulla chimica, però la chimica prevedeva investimenti notevoli, ma di maestranze molto poche, quindi c'era un notevole tasso di intervento di soldi, ma poi dal punto di vista delle maestranze era praticamente molto, molto minimo. E insieme al fatto che c'era già i cementi, che veniva immessa la chimica, che tutta questa cosa del munizionamento erano state poi che a quel tempo si adoperava ancora perché nessuno sapeva niente per coprire i capannoni, il materiale che è inquinante. Quella terra a quel tempo era praticamente una cappa, perché fra il cemento era praticamente per settimane c'era nebbia dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Quindi uno usciva una specie di impermeabile, faceva 5 metri, così era praticamente, era una cosa incredibile perché il cemento praticamente veniva buttato fuori perché non c'erano tecnologie che consentissero di frenare, ed era una spesa anche per la fabbrica perché 10 quintali che producevano, 2 se ne andavano per loro conto, insomma. Colosseo, lo scalo e cose varie, nelle case c'è stava sempre un merro di